Giorgio. Corrado Calvo, Cultura d'Intorni. Giovanna, vieni, vieni anche tu, venite tutti due, dai. Giustamente è un cavaliere, quindi... va bene, va bene così, è la festa della nonna. Quindi io cedo il ruolo a questa festa. Buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare Corrado Armeri per questo spazio che ha creato qua a Rosolini, che in effetti ci voleva, perché l'impegno di tutte le associazioni è qualcosa per cui la sensibilizzazione, insomma, va fatta per tutti gli argomenti sensibili. Stasera parliamo della donna, ma ne dobbiamo parlare sempre, tutti i giorni, in qualsiasi spazio, a scuola, a casa, ne pensate. Noi ieri sera abbiamo fatto anche noi la nostra parte al Cineteatro Santa Caterina con la Cultura e Dintorni e il Club Famiglia. È stato un bellissimo momento di poesia, di sketch, per cui abbiamo anche riso, però insomma abbiamo ricordato anche noi la donna e i suoi diritti in questo modo. Grazie, buon lavoro a tutti e grazie alle mie amiche Cinzia Spadola e Leonilde Russo. Un abbraccio a voi. Ieri sera, diceva bene Giovanna, ci siamo dedicate a celebrare la donna. La donna nei vari aspetti, la donna a casa, la donna a scuola, la donna nel posto di lavoro, la donna mamma di famiglia. L'abbiamo fatto non per seguire un vezzo, e l'8 marzo noi ce l'abbiamo la donna, assolutamente no. L'abbiamo fatto perché crediamo nei valori che la donna esprime, sia come compagna di vita, sia come essere umano. La donna è importante per noi in ogni momento della nostra vita, non dobbiamo mai dimenticarlo. A lei ci appoggiamo nei momenti di bisogno, a lei ci appoggiamo nei momenti di gioia. E ieri abbiamo anche sorriso, e siamo state con il Club Famiglie e Cultura di Donne tutte assieme. Noi esistiamo da qualche decennio a Rosolini e cerchiamo di avvicinare chi ama la scrittura, chi ama la lettura, chi ama volersi spendere per gli altri, e questo lo abbiamo fatto. Chiunque di voi voglia sentire questo afflato può avvicinarsi e essere uno di noi, perché non è un cerchio chiuso, ma siamo aperti, e un orizzonte aperto alla nostra società. Grazie di essere qui e tutti assieme cantiamo la donna nel momento in cui va celebrata. E abbiamo fatto anche monologhi sulla violenza della donna. La donna a casa, che quando dovrebbe sentirsi protetta all'interno delle mura domestiche, lì a volte, spesso purtroppo, è vittima di violenza. Da chi? Ma da chi dovrebbe proteggerla? E questo non accade, e i femminicidi ce ne hanno dato una triste, terribile testimonianza. Buona serata.